Sì, dimmi. Posso poi fartela a video? Sì, sì, vai, vai, vai. A volo. Dimmi. Allora, che cosa rappresenta per te questo pezzo e perché hai scelto questo palco? Allora, ho scelto questo palco perché è ovvio che questa canzone mi è sembrata una coincidenza un po' casuale, però molto giusta, no? Ho scritto questa canzone che si chiama Rutti, che parla della situazione attuale. Però, poi, concomitanza, è capitato il concerto primo maggio, ho detto, la voglio cantare. È nuova, è inedita, è fresca, cioè nel senso che l'ho scritta 2 settimane fa. Allora abbiamo deciso di farla uscire, questa è un'occasione d'oro. E quindi da una parte abbiamo questo mio trip mentale, sperimentale dei testi con Panella, che è la prima canzone, quella assurda, che ho fatto come primo pezzo. E quello è il mio disco nuovo, che uscirà quest'estate, di musica sperimentale. Ma dall'altra parte abbiamo la protesta politica più facile, e quella esce con la casa discografica Major, quindi due schizofrenica totale, due bipolare. Un invito alla politica a pensare agli artisti, perché spesso se li dimenticano. Sì, sì. Perché secondo te se li dimenticano nonostante siano i più amati? Si dimenticano perché per un certo punto di vista l'artista è una figura scomoda perché dice la verità. E il politico non vuole dire la verità, perché il politico è esattamente l'opposto, cioè è quello che non dice la verità. E poi perché la musica contiene dentro il messaggio di libertà, e la libertà rafforza il popolo diventa potente e il politico si caga sotto. Ma c'è qualche perché politico... il popolo, quando il popolo è forte avviene la rivoluzione, chi è che si caga sotto? Il politico, il popolo gli piace. Ma c'è qualche politico che ti ritieni degno di fiducia secondo te? Secondo oggi me, secondo me non esiste nessun politico che pensa di potermi dare uno spazio nonostante io sia abile, colto e interessato. Tant'è vero che fanno convegni tra di loro sulla musica, non ti hanno invitato al ministero, mai, assolutamente. Ma Sanremo invece, si parlava di Sanremo, si parlava. Sì, si parlava. Chi lo sa, Sanremo, chi lo sa se c'è quest'anno? Sai che hanno deciso di spostare Sanremo e di portarla a Napoli. Magari. Vogliono spostare le città. Marco, ci possiamo fare una foto velocissima? Velocissima.